Presidente, altro passaggio ufficiale, passaggio delle quote ufficiale davanti al notaio della cessione della gestione dello stadio. I lavori vanno avanti per il manto e per i seggiolini, ci potrebbero essere però dei ritardi. Sì, purtroppo dei ritardi sono all'orizzonte perché la ditta ha avuto dei contrattempi nell'ultimo cantiere, che contrattempi che si stanno ripercuotendo su di noi, quindi rischiamo di non rispettare le date previste dal calendario. Sicuramente la riconsegna sarà fatta prima del 1° settembre, però a quel punto dobbiamo incastrare le omologazioni del manto, dello stadio, la commissione pubblici spettacoli. Ci sono tutta una serie di adempimenti burocratici da risolvere, obbligatori, giusti, e quindi noi, per non correre il rischio di rimanere senza la struttura omologata, ci stiamo organizzando preventivamente a trovare un'altra location per poter disputare la prima in casa che poi in casa sul calendario. Ma giocheremo. Forse la giocheremo fuori, però vedremo un po' che noi ci mettiamo, come dire, in sicurezza. Poi se possiamo giocare in casa saremo ben felici di giocare in casa. E facendo un punto sul mercato, si aspetta, o magari avete già messo in preventivo un altro ingresso e c'è anche qualche uscita da fare? Ma no, questo non, noi non anticipiamo, quindi è andata bene come è andata questa stagione acquisti, senza anticipare nulla. Qualcosa può mancare, non manca, anzi la rosa è già abbastanza completa, e quindi se ci sarà ben venga, se no non ci preoccupiamo di non ci, la squadra è già ben solida adesso. E altre due decisioni che avete preso per quanto concerne l'organizzazione: dopo Fano Teramo si torna non a Celano ma si va a Torricella in ritiro, e per quanto riguarda il match di Coppa Italia del 18 agosto ci sarà l'inversione di campo. Sì, allora il ritiro continuerà a Teramo, il mister ha deciso di farlo proseguire a Teramo visto questi spostamenti che dobbiamo fare in maniera esterna, quindi abbiamo anticipato la chiusura del ritiro da Celano, proseguirà a Teramo, i ragazzi saranno ospitati presso l'Hotel Sporting e si alleneranno sul campo di Torricella. Andremo a Gubbio, che sarà una partita in casa anche se non giocheremo in casa, e da lì poi dopo si inizia per la stagione, quindi poi il 25 inizieremo a Catanzaro, quindi a Catanzaro noi andremo naturalmente, certo è un po' lontanina per i tifosi, ma credo che diversi tifosi si stanno già organizzando. E chiusura sulla scelta dell'ex presidente Luciano Campitelli di sponsorizzare il Roseto Sharks, come l'ha presa, se vi siete sentiti o ci sono state magari non lo so, riscontri in tal senso tra di voi? No, ci siamo sentiti solo per messaggio, qualche battuta, ma sono scelte libere che una persona può fare, non è obbligato. La Saporiveri è uno sponsor del Teramo, continua a essere uno sponsor del Teramo. Luciano ha sempre ribadito che lui è il primo tifoso del Teramo Calcio, questo non è un tradimento, è andato tutto in un altro settore, il basket. Evidentemente voleva dare anche delle risposte al territorio di Roseto che gliel'avrà chiesto, ha fatto bene.